Ciao a tutti ragazzi, sono Orcuverde. In questo video vi mostrerò un super metodo, non si tratta di un glitch, per guadagnare davvero un sacco di dollari in pochissimo tempo su Red Dead Online, uno dei migliori metodi attualmente presenti in Red Dead Online. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a spaccare questo video di pollice in su. Poi condividete il video e seguitemi sui social, pagina Facebook, Instagram e canale Telegram, e se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme. Trovate tutti i link nella descrizione e iniziamo subito! Prima di iniziare volevo avvisarvi che pochi giorni fa nel canale ho caricato due super metodi per ottenere i rivitalizzanti per cavalli e le medicine gratis senza doverli acquistare in un emporio o nel catalogo tascabile, risparmiando così davvero un sacco di dollari, soprattutto per i rivitalizzanti per cavalli che costano veramente parecchio. Lascerò i link di entrambi i video nella descrizione di questo video. Ciò che dovrete fare è spawnare in una free room, e visto che molti giocatori potrebbero trovarsi nel punto in cui dovrete essere per eseguire questo metodo, vi consiglio di spawnare nel New Austin, così che il gioco vi farà spawnare in una free room con più giocatori nel New Austin e pochi giocatori sparsi in altre zone della mappa, avendo così una maggior probabilità che in quella free room non ci sarà nessun altro giocatore in quel punto. Una volta spawnati in free room dovrete recarvi in questo punto preciso della mappa cavalcando il cavallo, dopodiché dovrete percorrere questa strada che state vedendo in questo momento nel video. Poi arrivate a questo punto, scendete dal cavallo e qua per terra, dove ci sarà questa cascata, ci saranno dei pesci che dovrete prendere. Una volta presi tutti i pesci a terra, dovrete salire sul cavallo, poi cavalcando il cavallo. Dovrete recarvi precisamente qua, dove ci sono queste pietre dopo aver superato la galleria del treno. A questo punto dovrete tornare indietro, riandare nel punto in cui si trova la cascata, scendere dal cavallo, poi prendere tutti i pesci che staranno a terra sotto la cascata e ripetere il procedimento. Se sarete fortunati, a terra ci sarà il salmone rosso che vi farà guadagnare un sacco di dollari quando lo andrete a vendere. Cercate di non scegliere possibilmente un cavallo mongoloide come il mio, che mentre raccoglie i pesci cade da solo nella cascata e muore, così da evitare perdite di tempo. Dopo aver raccolto per la terza volta i pesci, dovrete andarli a vendere nel macellaio più vicino, in questo caso a Valentine, per liberarvi il posto nella bisaccia per continuare ad eseguire altre volte
questo super metodo, ma anche perché dopo la terza volta i pesci non spawneranno più a terra sotto la cascata, dovendo per forza cambiare free room. Ricordatevi bene questo: vendendo tutti i pesci che ho raccolto facendo questo procedimento 3 volte in una free room, ho guadagnato circa $36, per cui una cifra niente male, impiegandoci davvero pochissimo tempo. E niente ragazzi, se ci saranno altri super metodi efficaci che vi permetteranno di guadagnare un sacco di dollari in pochissimo tempo in Red Dead Online, come anche nuovi glitch, ci farò un video a riguardo sul canale. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione. E da OrcuVerd è tutto, noi ci vediamo a un prossimo video, bella! Now.